Guai a stuzzicare i grigi in questo momento. Lo hanno capito giocatori e spettatori a Luras, dove l'Olbia ha ospitato la formazione di Tato Sabadini. Che alla squadra alessandrini stava bene il pari, lo sapevano tutti, ma quello che non sapevano i sardi è che questa squadra è capace in questo momento di qualsiasi cosa, e ieri lo si è visto. Stuzzicati dal gol a sorpresa dell'Olbia nel finale del primo tempo, i grigi hanno dato una dimostrazione di forza, schiacciando nella propria area i sardi alla ripresa del gioco, tanto da far venire i brividi al pubblico presente sugli spalti, che ha salutato il gol di Mazzeo al decimo centro stagionale come una liberazione. I grigi, scesi in campo nella stessa formazione di domenica scorsa, hanno sofferto nella prima parte di gara, giocato contro vento, subendo il gol del vantaggio sardo in chiusura, in pieno recupero al 47esimo, quando Comiti ha battuto un calcio di punizione decretato dal direttore di gara per un inesistente fallo di Mariano al limite dell'area. Venturi, nel tentativo di intercettare il tiro del numero 11 sardo, ha deviato in fondo al sacco, interrompendo così l'imbattibilità di Bianchet dopo 834 minuti. Andati al riposo sotto di un gol, i grigi hanno avuto una reazione veemente nel secondo tempo, dimostrando di essere una squadra di rango e di non voler assolutamente concedere niente agli avversari. Questa squadra, ancora una volta in questa stagione, ha fatto vedere di che pasta è fatta, e farebbe bene la dirigenza a tenerne conto per la prossima stagione. La squadra è buona e ne siamo certi può dare molto anche in C1. Passiamo alla cronaca. Al terzo, l'Olbia cerca di farsi pericoloso, lancio per Murucci che va al cross, libera Torri. Tre minuti dopo Giannini invita alla conclusione Murucci, ma il suo colpo di testa non ha fortuna. Al decimo Giannini, uno dei migliori in campo, tenta una conclusione in semirovesciata. La palla attraversa tutto lo specchio della porta e finisce fuori. Al 25esimo ci prova Gallu, senza esito. Al 32esimo palla gol per i grigi. Zanuttig batte una punizione, ponte di Mazzeo per Fiori, che si libera bene e calcia rete. Sulla linea Comiti respingi, togliendo la gioia del gol al giovane sardo. Al 47esimo il gol già descritto che rivediamo. Quindi tutti negli spogliatoi. La ripresa si apre con i grigi decisi più che mai alla ricerca del pareggio. Dopo un minuto Accardi su punizione lambisce il palo alla destra di Berti. Al quarto ancora Accardi in evidenza, cross in area per Mazzeo, un difensore interviene per poco, non causa autogol. Berti è bravo, si allunga e mette in angolo. Al settimo Mazzeo fa la prova generale al gol, che verrà qualche minuto dopo. Punizione di Bencina, la palla giunge al liberissimo centravanti che spara alto. Dopo tre minuti è Mazzeni a cercare la via del gol su punizione, ma la sua conclusione non ha fortuna. Il pareggio però è nell'aria, arriva subito dopo. Zanuttig serve in profondità Mariani. Cross di quest'ultimo, Berti fino a quel momento perfetto sbaglia tutto e Mazzeo questa volta non perdona. 10 gol in 26 partite sono veramente un bel bottino per il ritrovato bomber, e non è finita. A questo punto i grigi tirano i remi in barca, i sardi, ancora impauriti per il forcing a cui sono stati sottoposti, si chiudono nel loro metà campo e così sul nostro taccuino non rimane più niente da annotare fino al termine dell'incontro. Per chiudere questo servizio, prima dell'intervista del dopopartita, da segnalare che il presidente dell'Olbia ha abbandonato gli spalti nel momento di maggior pressione dell'Alessandria e che è rientrato al suo posto in tribuna solo dopo la sfuriata dei grigi. Questo per dire in parole povere come sono stati i primi 15 minuti del secondo tempo per i tifosi sardi.